io al serio l'aeroporto cittadino di Bergamo, nel senso che è proprio in città, 3 orette e mezzo di volo, poco rilevante, e meno di 90 euro, molto rilevante, con uno di quei voli che io definisco di low cost estremo, si arriva alla città imperiale di Marrakesh, fu capitale, detta anche El Hamera, la città rossa, come sarà subito evidente arrivandoci, detta anche la perla del sud e la città dei sette santi. Le Alpi marittime fra Italia e Francia, i confini visti come su una cartina geografica. Lo sguardo fuori dal finestrino, il mondo dall'alto. Ecco quello, l'ampio delta del fiume Ebro fra Barcellona e Valencia. Poco prima abbiamo sorvolato Vilanova e la Geltrú, importantissima. C'è il Museo dei Ferrocarril de Catalunya, il museo ferroviario, rimando al videino con la Mataró a vapore. Da una costa all'altra, dall'Europa all'Africa. Qualche borgo al limite del Sahara. Scendiamo sulla rossa città. L'aeroporto è Marrakech Menara, circa 4 milioni di passeggeri l'anno. Per dire, l'aeroportino di Bergamo fa 10 milioni di passeggeri l'anno. Quando atterriamo io incrocio le dita, no, nessun timore, prego solo che non scatti l'applauso, ecco. L'aeroporto è bello, molto bello, negozi lussuosi, design delle strutture in stile islamico ma ben inserite nel contesto moderno. Ci attende Monsieur Samad, nostra raffinata guida, perfetto padrone di casa, disponibile H24. I dromedari, le navi del deserto. A noi questo minivan, beh, mini per modo di dire, un Hyundai H1, auto che abbiamo a disposizione con il tassista di fiducia di Monsieur Samad. Le magnifiche millenarie mura della città, la porta Bab Jadid, il minareto della moschea della Qutubiyya. Siamo nella Medina, il cuore antico di Marrakech. Nel centro esatto della Medina, fra i souk, diciamo i mercati più importanti, la nostra base, il Dar Domia, detto alla francese un hotel de charme, un riad, antica dimora privata ristrutturata in accogliente residenza. La prima realtà che colpisce, tutti i rivestimenti murali sono in Tadelak, in svariati colori molto orientali. Il Tadelak è quello che da noi viene chiamato stucco veneziano, ha sempre il suo fascino decorativo e la grande qualità. Un riad non è tale se non ha un patio, il cortiletto interno con piscina, palma, banano. Arredi e finiture caratteristiche nello spirito del Marocco tradizionale per la sala da pranzo. Un sapiente mix fra spunti etnici e raffinatezza europea. Fuori l'intreccio di vicoli tortuosi, il mondo dei souk. Samad, siamo passati al tu, ci mostra un fondok, un antico caravanserraglio.
oggi spazio di attività artigianali. Dans le temps, les caravaniers viennent pour échanger leurs marchandises. On mettait quoi pour passer de laine avec sel, avec tea, avec tout, tout d'autre. Prova della competenza e preparazione della nostra guida. Ci spiegherà tutto ovunque, gentile e professionale. Io non farò che sintetizzare. Ben conservata, grazie al clima, questa porta del 1500. Appena più recente ma preziosa, quest'altra in restauro. Sua figlia più grande che la mamma. Ha scritto un anonimo: i gatti hanno una vita perfetta, ricevono coccole quando gli pare, dormono 24 ore su 24, odiano chi vogliono e quando ingrassano sono più belli. Non dici buongiorno senza San Gutel e te. Servito nei tradizionali bicchierini in vetro, un rito il tè. Te lo offrono in qualunque momento della giornata e anche se ne hai già bevuti più di due o tre, te lo gusti sempre volentieri questo infuso caldo, ideale contro il caldo. È corroborante e avvolgente nel suo profumo. È la casa di un amico suo, bella residenza, in architettura mista tradizionale moderna, mura bianche. Naturalmente tutto è nascosto agli sguardi esterni dalle mura. Ho detto della nostra guida, ma sono due le nostre guide. Madame Badia, collaboratrice di Samad, si presenterà da sé con stragustosi piatti che ci cucinerà. Intanto ci accompagna da un'amica sua che ha un laboratorio artigiano, lavora il cuoio, ecco, io lo lavoravo e proprio così, a cavallo fra gli anni 60 e 70 del secolo scorso. A 100 metri dal nostro Riad, il celebrato e suggestivo Caffè Arab. Saloni, un incanto quello berbero, cortile, panoramica terrazza, insomma, dal couscous agli spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Ed è uno dei pochi locali in cui si servono alcolici, alla larga roba da turisti. Per noi acquisti a chilometro zero. Amman è il classico complesso termale marocchino, luogo d'incontro. Qui alla antica Fontaine Moissin del 1570 ce n'è uno molto tradizionale. Naturalmente due le entrate, per maschi e femmine. Garantito! Chiunque qui non sia nato si perderebbe, no, anzi, si perde nei labirinti dei souk della Medina. Mi sono allontanato quel paio di volte dal mio faro e sono regolarmente finito in un impasse. Una chiamata col telefonino poi risolve tutto. Sembra modesto, al primo piano le cucine a vista, al secondo piano divani e libri, al terzo terrazza panoramica, cibo e letteratura. Ancora chiuso il caffè Argana dopo il grave attentato di qualche anno fa. E siamo a piazza Jemaa el Ifna, la piazza da mille anni centro vitale della città, una magia dove tutto cambia, la mattina un immenso mercato, al pomeriggio musicanti, cantastorie, venditori d'acqua e artisti di strada, la sera un'immensa bancarella fumante, tavoli e panche, ogni tipo di cibo e ogni tipo di... Yeah.
20 sparpagliati a scelta, dentieri di seconda mano, d'occasione, da provare. Si fa come si? Più che un negozio, un tempio di ritratti e reliquie della famiglia reale, con re Hassan II e suo figlio Mohammed VI, attuale e molto amato re del Marocco e definito il re modernizzatore. Assalamu alaikum. Sto gite, mio fratello. La troisième, prendi. Un tè alla salute di un fratello di Samad nel suo negozio d'abbigliamento. Ecco la storia, un terzo fratello è in Italia ed è a lui che mi sono appoggiato per programmare questo viaggetto. Al terzo fratello mi aveva indirizzato un amico mio carissimo, Gassem, che ringrazio per le dritte. Una lancia, beh, non sono tanto forte, quindi anche solo un grissino, ma lo devo spezzare. Audace e temeraria, mia moglie. Guarda. Al suono cantilenante della gaita, il flauto, sono incantato dagli incantatori di serpenti. E questi cobra egiziani sì che sono velenosi. In che si sarà cacciata ora la mia indifesa fanciulla? Un luogo fuori dalla realtà, l'atmosfera dei canti tribali, la moltitudine di gente a tutte le ore, irritante, suoni, profumi, fragranze, una festa per i sensi, questa una bancarella di menta. Aromi di infinite spezie, fragranze orientali, rumori e colori, il calore di un mondo diverso. Il souk di Marrakech, il mercato più grande del mondo, intreccio di vicoli stretti e negozi piccolissimi ma ordinatissimi. L'arte del commercio e dell'artigianato, e non dobbiamo nemmeno difenderci dall'insistenza dei mercanti o contrattare. Vedo il rispetto che tutti hanno per Samad e ci lasciano in pace. Non era una sviolinata. Che dici? Prendiamo un caffè? Il tè in Marocco, morbido e dolce, non è solo una bevanda, ma un segno di ospitalità e una tradizione. Torniamo al nostro Riad da un altro labirinto. Questo è il souk dei tappeti. I souk, suddivisi in base alle merci, dai prodotti prendono appunto il loro nome. C'è il souk, cioè il mercato delle pelli, dei tintori, dei gioielli, di ciabatte e cinture, dei cesti e del legno tornito, delle anfore, degli strumenti a corda e via così. E le stradine dei souk sono coperte da fronde di palma che offrono riparo e ombra. L'avevo omesso nell'elenco perché volevo visitarlo, il souk della lavorazione dei metalli, dove tutto è fatto a mano e la fatica è tanta.
Dunque, eccolo il più anziano artigiano del ferro in attività. Lampade tradizionali o cancelli è sempre metallo arabescato. Bello. Madame Badia ci attende con la sua cucina. Cita i piatti in arabo. Io fingo di capire. Les entrées a base di verdure. Buone. Cotti nella tagine, spezie varie e sapori diversi dei nostri, ossibuco di vitello con piselli. Per il dovuto rispetto, naturalmente, solo acqua. Ragioni storiche di difesa, usanza musulmana, nei riad le finestre non danno mai verso l'esterno. Esco, la Medina è silenziosa, i vicoli svuotati. Un richiamo, il nostro Dardonia. Camera al primo piano con ballatoio colonnato. Fresca la camera. Il silenzio è assoluto. Anche il bagno tutto in tadela. Lei la Tansaida, dunque. Sabah Khiri. E via di buon mattino. Sulle scale il diavolo tentatore, ma rimarrà spento. Quater pass verso la Kutubiyya. Ancora deserto il complesso Muassin. Ammiro meglio l'affascinante Medina, ricca di storia e architettura. Dai vicoli quasi incantati che ti fanno perdere in epoche passate quelle raccontate nei libri, al traffico caotico, ahimè, di tutte le città del mondo. La moschea della Kutubiyya, principale edificio religioso della città, nella più pura architettura islamica del 1100, periodo almoave, stile dunque austero e sobrio. Svetta il celebre e stupendo minareto, simbolo della moschea, anno 1196, in arenaria, alto 69 metri. Veloce rientro nella Medina ancora assonnata. Bonjour, Madame Badia. Io arrembo. Un buon momento anche per scrivere qualche desueta cartolina. Il tetto del Riad, un terrazzo solarium. È tempo di uscire, ci farà la guida Madame Badia. Prima visita alla grande ex scuola coranica della Madrasa Ben Youssef. Entrando il prezioso cortile con la vasca delle abluzioni. Un alto zoccolo di mosaici in ceramica a motivi geometrici, pareti ricoperte da ricchissime decorazioni a stucco. E in alto tutto un fregio di grandi travi di cedro scolpite.
sul lato opposto all'entrata nel cortile, la sala di preghiera preziosamente scolpita e con la grande cupola in legno decorato. Attorno al cortile, su due piani, in un labirinto di corridoi, 132 celle dormitorie per gli studenti, ne ospitava fino a 900, con finestre e balconi su piccoli cortili interni. Decorazioni esclusivamente in motivi geometrici, come richiesto dall'Islam, che non ammette figure umane o zoomorfe. Questa madrasa, intitolata all'emiro Ali Yusuf, fu fondata nel XIV secolo. La struttura attuale, meravigliosa, stile arabo-andaluso, fu terminata nel 1565. È la madrasa più grande del Marocco. Fu chiusa nel 1960, restaurata e aperta al pubblico nel 1982. Edificio storico, grande eleganza e valore, museo dello stile arabo. A fianco della madrasa, da non perdere, nell'omonima piazza Ben Youssef, l'erborista du paradis, erboristeria che qui a Marrakech usano chiamare farmacia berbera. Vende di tutto, dai prodotti bizzarri di magia bianca ai leggendari prodotti di bellezza della tradizione marocchina. Qui tutto un po' più caro che nei souk, ma prodotti garantiti puri e negli standard sanitari delle leggi del Marocco. Spiegazioni in italiano. L'esperto proprietario, ancora dei fratelli proprio in farmacie, ma va a Bergamo. Questo si mischia di 35 spezie mescolate. Questo per fare couscous e anche tagine. Questo è l'altro mescolate, il 4 spezie, meno uguale che in Italia. Dentro noce moscata, cardamomo, coriandolo e zenzero. Solo per fare pesce. Questo sono per il pesce. C'è anche questo, il curry con limone. Curry con limone. Questo per fare il pollo. Sì. Perché in Italia conosciamo il curry al giallo, sono giallo. Me lo faccio. E sto mostrando solo una veloce selezione di immagini. Questo per cucinare. Sì. C'è anche il famoso tè alla menta. Questo per fare le dolci. Grazie. Madame Badia, esperta cuoca e esperta pure negli acquisti, tratta la nostra indispensabile spesa. Per dire dulcis in fundo. C'è anche il famoso per fare le zoppe della mente. Saprano. È la piazza con l'antica cuba, la cupola almoravide, edificio per le abluzioni dell'undicesimo secolo, tutto ciò che resta di un'antica moschea. Coreografico il metodo per dare torsione a vari fili binati fra loro, per poi confezionare stuoie e tappeti. Stiamo andando al Palais El Bahia. Mi sarei già perso. So che passeremo dalla grande piazza che io ormai chiamo dei miracoli. Aromi e fragranze si fanno più pungenti. Il regno delle spezie e dei sapori perduti ti catturano queste botteghe. Rieccola la piazza Genia El Fna, che si può tradurre come assemblea dei defunti, ma che è il cuore vivo della città. E per restare vivi, meglio non calpestare per sbaglio famiglioli e simpatici ospiti che popolano la piazza. Let's go.
Un buon tè accompagna sempre ogni momento della giornata. E riversare sempre i primi bicchieri nella teiera per una migliore infusione. Ops! Chi vincerà il round? Io so chi è il commerciante che dovrà difendersi, tu invece ancora non lo sa. Dicono siano assillanti i venditori, forse. Io ne ho trovati solo di incredibilmente gentili e cortesi. Invece, attenzione a motorini, carretti, biciclette nel dedalo degli angusti vicoli. Scampati, che per me in fondo è stato invece come sempre un piacere, a serpenti e ben più pericolosi motorini dei meandri della Medina, arriviamo al Palazzo Bahia, che significa brillante. I rigogliosi giardini, proprietà assoluta sembra di questi mini felini del grandioso Palazzo di Bahia, che fu costruito nel XIX secolo come residenza del sultano Ahmed el Mansur, colui che garantì al paese una grande ricchezza. Il palazzo è in stile arabo-moresco, con materiali preziosi come il marmo di Carrara, che fu scambiato con carichi di zucchero, poi legno di faggio e di cedro, ceramica, maiolica, piastrelle in terracotta smaltata a formare i mosaici così caratteristici di quest'area del Maghreb, il tutto sempre in disegni geometrici. Circa 150 le stanze, tutte riccamente decorate. Il palazzo si estende su una superficie di 8.000 metri quadrati. Ampio cortile e loggiato con pavimenti in marmo e piastrelle colorate. Erano per le concubine del sultano. Lascia stupefatti immaginare questo palazzo nell'epoca del suo maggior splendore, pieno del fascino, del vociare e dei colori delle belle concubine. Palazzo da mille e una notte! Accanto al palazzo, fra profumi e colori, nel cuore della Mulea, l'antico quartiere dove gli ebrei vivevano recintati da mura, ecco Place des Ferblantiers, la piazzetta delle lanterne, il talento del lavoro di artigiani con vetro e metallo. Quarter pass e siamo a Bab Aknou, una delle 19 porte nelle mura della città vecchia, la Medina. Porta edificata nel lontano XII secolo dalla dinastia Almohadi. Facciata composta da sezioni alternate di pietra e mattoni, gli angoli decorati con motivi floreali attorno ad una forma a conchiglia, incorniciata da tre pannelli con una iscrizione del Corano. Le cicogne montano la guardia a questa porta, edificata nel lontano XII secolo dalla dinastia Almohadi, era l'ingresso ufficiale alla zona della Medina con la cittadella reale. Osservando, va da sé, scrupolosamente ogni regola di circolazione stradale, ecco, dietro la porta e sempre dentro le mura, la Marrakesh della casa.
antica cittadella reale, zona meridionale della Medina. Andiamo verso la sua moschea. Il bus scolastico è sotto il minareto della moschea Al-Mansur, comunemente detta moschea della Kasbah, minareto simile a quello della Qutubiyya. La moschea sorse alla fine del XII secolo e fu restaurata a più riprese dopo un'esplosione a metà 1500. A fianco della moschea, poi, le tombe saadiane, complesso funerario. Madame Badia ci porta una defilata gran grigliata, carne salsicce di montone, piccanti e speziate. Alla fine non posso che lamentarmi, sì, di mangiare solo 3 volte al giorno. Le sempre pittoresche infinite bancarelle di frutta e verdura fresca, ci raggiunge Samad. Subito un consulto per l'acquisto del tradizionale kajal marocchino. Dalla vita reale quotidiana al lusso asettico e al raffinato charme dei migliori locali nel cuore della Medina. Ma qua aleggia meraviglioso profumo di pane nel forno. Pane e acqua, questa la più vecchia fontana di Marrakesh del 1500. Cammina e cammina. Il naturale con colore. Dopo la stazione di posta per bipedi, torniamo al Riad per un buon tè alla menta. Grande momento di ospitalità, la tradizionale cerimonia del tè offerto, che richiede tra l'altro una particolare preparazione. WhatsApp ferrovipatico il mio, con scontata eco della consorte, che si sta approntando per l'ineludibile cena su una terrazza di piazza Jenia El Ifna. La vista dall'alto, la preghiera del calar del sole, la quinta preghiera che il muezzin va diffondendo dal minareto della Qutubiyya, gli stand gastronomici strailluminati, una magia e un suggestivo colpo d'occhio e di naso. Non perdere, da assaporare questo attimo fuggente. Non così il cibo servito, ma forse è Madame Badia che ci ha abituato a ben altri livelli di qualità e gusto. Il panorama va da sé, poi consola di tutto, è la ciliegina sulla torta. Jenia El Ifna, piazza riconosciuta dall'UNESCO, patrimonio orale e immateriale dell'umanità. È scesa la notte e il ferrovipatico si ripassa il programmino ferroviario. 4 ore dopo, prima dell'alba, esco e il nostro grande autista attraversa i vicoli deserti della Medina, dove fra qualche ora si passerà fatica anche solo a piedi, e mi porta in stazione, che non è proprio a 2 passi.
Elle est belle, la gare, hein? Ouais. C'est rénové, 5-6 ans. Il est venu le roi quand on l'a rénové. E dai Glisson sorvoliamo sul mio scolastico quasi francese. In stazione ho appuntamento con Monsieur Samad, guida preziosa. ONCF, Office National de Chemin de Fer, telegrafico. La stazione di Marrakech fu aperta nel 1923, ricostruita ex novo, adiacente alla prima nel 2009. Questo il vecchio fabbricato viaggiatori, costruito sotto il protettorato francese. Questa la nuova e bella stazione. E questo un orario generale dei treni e delle linee. L'avevo da anni, mi è servito come base per i miei pezzini su cui scarabocchio i programmi. Diciotto sono i locomotori della classe 1300, anno 1991, costruzione Jack Alstom e Ship Casablanca. Sono inquadrati in Marocco come treni veloci per i Train Noble. Possono raggiungere i 160 all'ora, hanno potenza di 4000 kW e sono simili ai locomotori francesi della SNCF serie 7002, tranne nell'alimentazione, che in Marocco è 3000 volt corrente continua, mentre i 7002 francesi sono a 1500 volt continua. Gli orari sono variati di poco, partiamo alle 6.45, scenderò a Ben Gurion dopo 74 km, costo del biglietto 30 dirham. Marrakech è attualmente la stazione più a sud del Marocco, in progetto un futuro proseguimento dei binari verso Essaouira e Agadir. Marrakech ha un vasto scalo merci, in prevalenza movimento di fosfati, ed è sede di un distaccamento di deposito e officine. Le principali sono a Casablanca per la trazione elettrica e Meknès per i diesel. Oso proporre uno schizzettino dell'attuale rete ferroviaria del Marocco, tratteggiate le linee non più in esercizio. Mentre andiamo verso la periferia, passando dai recenti quartieri di Mabruka e Al-Fadel, ben diversi come assetto urbanistico dagli inestricabili vicoli della Medina, complice il buio che limita le riprese, una nota sempre telegrafica sulle ferrovie del Marocco. La lunghezza delle linee è di 2067 km, ho i dati del 2010. Di cui 1489 a binario unico, 578 a doppio binario. 1022 km sono elettrificati a 3000 volt corrente continua. La prima ferrovia fu nel 1859, costruita a scopo militare dagli spagnoli, ma già nel 1862 fu rimossa. Nel 1887 il governo belga incaricò l'ingegner Legrand di realizzare una piccola ferrovia data in dono al re, il sultano El Hassan, che non ne rimase convinto. Nel 1906 il Marocco passò sotto il controllo internazionale di Francia e Spagna e nel 1907 fu costruita una piccola linea a scartamento ridotto metrico nel porto di Casablanca. Una rivolta! Il treno disturbava i morti di un cimitero e furono uccisi gli 8 operai europei. Ciò provocò l'intervento armato dei francesi e spagnoli e in seguito fu istituito il protettorato francese sul Marocco. Nel 1908 fu realizzata una ferrovia Decauville 600 mm fra Casablanca e Bereshit. Altre Decauville poi, ma sempre tutte a scartamento ridotto. Il trattato del 1911 vietava le ferrovie a scartamento normale. Negli anni 20 la rete aveva raggiunto ben 1200 km di binari Decauville. La Spagna iniziò nel 1912 una ferrovia a scartamento normale. Scartamento che iniziò a diffondersi e così la rete a 600 mm scomparve sul finire degli anni 30. Negli anni 50 esistevano tre società private,
CFM, Chemin de Fer du Maroc, CMO, Chemin de Fer du Maroc Oriental, e TF, Tanger Fès. Nel 1963, dopo l'indipendenza dalla Francia, le società furono fuse nella ONCF, l'attuale rete ferroviaria. Troppo telegrafico, temo, è una storia interessante, ma il deviatoio in entrata annuncia la stazione di Zalé El Adam. Siamo a 430 metri sul livello del mare. Dovuta nota, e una volta per tutte, io mi sto ostinando a tradurre nomi arabi in un molto improbabile idioma italiano arabico. D'altra parte, provate ad ascoltare come pronunciano nel mondo, che so, Firenze o Napoli. Sono in una buona confraternita, ecco. Questo treno, il suo numero è 62, in 2 ore e un quarto raggiungerà il suo capolinea alla stazione principale Casa Voyageur, in centro a Casablanca. Ricordo che Casablanca ha una linea di tram e presto sarà il capolinea della nuova linea TGV Alta Velocità da Tangeri, che è in costruzione. È un raccordo di un paio di chilometri. Il servizio minibar di ristoro a bordo è svolto, sarà una doppia coincidenza, da un vicino di casa di Samad, subito incuriosito. Suo fratello vive a Bergamo, si chiama Hakim. Un puntino nell'universo, il mondo e i treni in Italia sempre pure lo stesso in ritardo. Il trasporto merci su rotaia è notevole. Fosfati diretti alle raffinerie del porto di Safi sull'Oceano Atlantico. La domanda globale di fosfati per produrre fertilizzanti è sempre alta. Le miniere in Marocco, al secondo posto nel mondo, ne producono 30 milioni di tonnellate, trasportate su treni. Pizzino dello scalo di Benguerir. Bagagliaio e 9 vetture tipo corail. Nello scalo diesel per treni merci pesanti, i primi anni 80, serie di 11 loco, simili alla classe DH350.
due carrelli a tre assi per questa loco serie 1100 di costruzione Hitachi anno 1977, potenza 2848 kW, velocità massima 100 all'ora. Le ferrovie ne hanno 22 acquistate inizialmente per i treni merci di minerali. Le stazioni, dentro e fuori, sono presenziate da militari armati, molto, e le riprese naturalmente sempre solo dopo che Samad si è e mi ha per bene presentato. Sono très gentil. Non mi déjà non, ma non perché ce qui si passe dans le monde. C'è il tempo per uscire a bere un tè alla menta, per non parlare delle frittelle che la signora va sfornando in continuazione di fronte, ma va, l'hotel Milano. Tornando in stazione, un grande pannello mostra come sarà la nuova stazione che ospiterà la linea ad alta velocità con treni TGV. Una nota, sulle tratte da Casablanca per Rabat e per Fès, dal 2007 sono in esercizio 24 convogli Ansaldo Breda, tipo TAF ma con sezione di prima classe, il bar, velocità massima fino a 180 all'ora. Qui intanto lo stato dei lavori della nuova stazione. Serie 1250, 12 loco, carrelli a tre assi, costruzione Hitachi, anno 1984, 3900 kW, 160 all'ora. Lavori per l'alta velocità in arrivo. Il titolo di viaggio. Vettura Corail. Velocità massima 160, 88 posti a sedere. Curiosando nella carrozza adiacente, un problema alla tradizionale porta, tipo Milish, pieghevole anziché battente, cosa non rara questo tipo in porta. Thank you.
il conducteur, il capotreno, mi assicura che provvederanno in officina all'arrivo a Marrakech. Prima delle 20 nuove potenti loco da 5500 kW, 160 all'ora, tipo prima 2 di Alstom, predisposte per il 25 kV alternata. Doppio di binario esclusivamente per gli incroci. Da Casablanca il binario è unico. La cadenza dei treni bioraria. La linea ne sopporta 18 al giorno. In attesa del previsto doppio binario sui 140 km, Setta Benguerir Marrakesh, progetto avviato nel 2012. È un paesaggio di lande piatte, valli e montagne, rari boschi, alberi nei pressi solo dei villaggi, colline steppose. La terra è l'elemento preponderante del paesaggio, da aride brulla, marrone deserta, all'improvviso diventa fertile, terra ocra. Marrakech è la seconda città del Marocco, una porta sul grande deserto del Sahara. E la numerosa popolazione berbera parla delle montagne che incombono all'orizzonte, l'Alto Atlante. A 70 km da Marrakech c'è il massiccio del Toubkal, con la vetta più alta del Maghreb, a 4.176 metri. Al Mereto, e siamo alla periferia di Marrakech. Il tronchino di coda del Grande Scalo.
diesel elettrico da manovra, costruzione GM, 18 loco da 736 kW, anno 1982. Vecchia e nuova livrea delle carrozze. Ordinata, bella ed elegante la stazione. È nel quartiere del Gelis, il quartiere francese del secolo scorso, di fronte al Teatro Reale, architettura che si ispira alle monumentali porte della vecchia Medina. Qui termina la prima parte del video, nel prossimo Marrakech in carrozzella, i giardini e una puntata sull'oceano alla splendida Essaouira. Thank you.